C'è un borgo etneo nella valle dell'Alcantara, terra di nocciole e uva da vino, dominata dal vulcano che la sorveglia dal bianco delle sue vette. Oggi è un paese che ha perso parte della sua gente, che ha scelto di abitare altrove e ritorna solo quel tanto che basta per ritrovare la propria identità. A migliaia ogni anno da tutte le parti del mondo arrivano i turisti, che come noi sono attratti da una natura potente, tradizioni enogastronomiche uniche, monumenti che raccontano di storie che come le favole appartengono alla notte dei tempi. C'è una storia però, che favola non è. E la si può leggere tra i vicoli e le case di questo paese, che fu teatro di un eccidio nazista nell'agosto del 43, quando i tedeschi diedero inizio alla ritirata alla volta di Messina per lasciare la Sicilia agli angloamericani. La memoria del capitano Marwan Schlasser, ufficiale di stato maggiore del generale Conrad, comandante della Panzer Division Hermann Göring, conferma quanto il periodo di guerra fosse convulso e ormai avviato verso il suo epilogo. Morirono 16 cittadini inermi e qualche centinaio ostaggio nell'ovile del paese si salvò, perché all'alba del nuovo giorno c'è sempre un nuovo giorno. I tedeschi, come erano arrivati, se ne andarono. Tutto avvenne alle ore 7 del 12 agosto, quando un contingente di circa 30 soldati, preceduto da un mezzo corazzato con cannoncino, diede inizio al rastrellamento di tutti gli uomini che via via incontrava lungo il suo tragitto. Percorse la strada principale, la via San Vincenzo, che dalla periferia porta a piazza San Martino. Qui le truppe fecero prigionieri gli uomini che avevano trovato nelle case o nelle botteghe e li chiusero in due stanze. La marcia mortale continuò fino alla parte alta del paese, lungo la via Regina Margherita, occupando piazza Lauria e continuando verso via Edoardo Pantano, fino al castello. Non mancò anche chi scese verso la via di Santa Caterina. Scusa, un'informazione, sai dove posso trovare l'ovile? Il luogo in cui rinchiusero gli uomini del paese durante la Seconda Guerra Mondiale? Sì, guarda, lì c'è l'ovile, mentre lì c'è il canizzo. Il 12 agosto 1943 in questo luogo veniva ucciso per mano nazista Cannavò Francesco, di anni 52. Il 12 agosto 1943 in questo luogo veniva ucciso per mano nazista Costanzo Nunzio, di anni 44. Furono rinchiusi gli uomini del paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Sì, però è piovuto. Ah, finalmente, guarda che bella giornata di sole. Hai proprio ragione. Questa probabilmente dovrebbe essere la valle dell'Alcantara.
Sì, da lì, da Riandazzo appunto, i tedeschi si muovevano per, nella valle appunto dell'Alcantara per incominciare a preparare la ritirata. Ancora oggi gli storici avanzano alcune ipotesi sulle ragioni della strage, senza però approdare ad una verità univoca. Alcune supposizioni popolari si basano sulla rivendicazione, con ritorsioni brutali, dei tedeschi a causa di alcuni furti. La tesi della vendetta per il tradimento italiano è fuori fondamento, perché l'Italia era ancora alleata alla Germania. La tesi della rappresaglia a seguito di uccisioni di tedeschi da parte di civili o per causa di una presenza di una spia non sono del tutto convincenti. L'unica verità certa è che la guerra scrive pagine di disumanità feroce, insaziabile cacciatrice di prede da stanare e abbandonare prive di vita. La piazza del municipio mostra l'epigrafe custode morale e testimone oltre il tempo di quella lista di nomi di siciliani che vissero durante il fascismo e morirono per mano nazista. Camardi Nicolò, Cannavò Giuseppe, Celano Antonino, Costanzo Nunzio, Crifò Giovanni, D'Amico Giovanni, Di Francesco Francesco, Di Francesco Salvatore, Nastasi Vincenzo, Portale Salvatore, Purelio Santo, Rinaudo Giuseppe, Posano Carmelo, Seminara Giuseppe, Carciopolo Giuseppe, Cannavò Francesco. Per non dimenticare, è una passeggiata che guida alla scoperta di una storia sconvolgente che via per via si svela ieri come oggi con nomi, cognomi, età, mestieri di chi innocente assecondò il suo destino. Conoscere Castiglione di Sicilia significa intraprendere un viaggio nel tempo, recuperando memorie profonde e nascoste. Passeggiare ricordando è la nostra fiaccola di libertà che ognuno di noi ha il dovere di mantenere sempre accesa. Scusami, un'informazione, sai dove posso trovare l'ovile? Il luogo in cui rinchiusero gli abitanti del paese durante la seconda guerra mondiale? Sì! Ciao, scusa, posso chiederti un'informazione? Sì! Ciao, scusa, posso chiederti un'informazione? Sì! Sai dove posso trovare l'ovile? Cioè il luogo in cui rinchiusero gli abitanti del paese durante la seconda guerra mondiale? Sì, guarda! Wow! Io la lago! Ciao! Milano Fashion, anzi Castiglione Fashion no, Week! Dai, Giorgia! Ciao! Ciao! E poi vedi la risposta, anzi senti! Cantera! Da qui! Ah, giuro, Maronna! Aspetta, aspetta, Marta! Perché ci siamo. Era bella! Vabbè, la posso starnutire. È il polline, è il polline! Io sono allergica, ecco perché sto così. Fammi il replay.